Eccoci, sempre a bordo della Vosestia, oggi è il 4 novembre. Abbiamo caricato stamane altri 180 migranti che erano stati a loro volta soccorsi dalla Moas Topaz, la nave che perlustra il Mediterraneo in collaborazione con la Croce Rossa. Sono saliti questa mattina a bordo altri 180, quindi adesso siamo, come dire, a carico completo, 300 persone, tutti gestiti in maniera impeccabile dai ragazzi, dai volontari di Save the Children. Vedete, sono già molto tranquilli, rilassati, alcuni di loro hanno già mangiato stamattina. Purtroppo c'è anche qualche bambino, in particolare quello che vedete qui di spalla, che ha perso i suoi genitori, la sua mamma, e adesso viene accudito con particolare attenzione. Ce la farà sicuramente, pare che abbia dei parenti in Italia. Qui invece sono la maggior parte, sono dal Ghana, dalla Nigeria, addirittura anche dalla Guinea, dalle isole Comore, pensate, dal Mali. E sono qua, tutti quanti in attesa che la fortuna che hanno avuto nel superare questo viaggio finora, gente che sta in giro già da 6 mesi, alcuni, e soprattutto la traversata rischiosissima in acqua, adesso sia possibile trovare prima in Italia e poi nel resto dell'Europa un'accoglienza dignitosa, un'accoglienza che non faccia pagare ulteriormente dei prezzi a questa gente che già ne ha pagato abbastanza e altissimi.